Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. I giganteschi anelli del Giuseppe Miazza offrono, come al solito, uno spettacolo mozzafiato. Scelgono di attaccare con due uomini che verranno supportati da 5 centrocampisti. È un modulo che esalta le caratteristiche di quei giocatori esterni abili sia in difesa che in attacco. Ma qui è il centrocampista centrale l'uomo di equilibrio per antonomasia. Si occupa di proteggere al centro i compagni di retroguardia, ma è anche il collegamento con i colleghi di reparto per mantenere equilibrato tutto il centrocampo. D'utilità, piedi buoni e volontà di correre dove c'è più bisogno. Sono caratteristiche fondamentali in questo caso. La partita è iniziata. Darmian. Barella. Bastoni. C'è la palla lunga, in avanti. Mkhitaryan. Lautaro Martinez. Barella. Mkhitaryan. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Ed ecco il cross. Allontana la palla. Pallone lungo in verticale. Scatta verso il pallone. Da lì può crossare. Prova la giocata di Fino. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Darmian. L'Inter ha una maggiore percentuale di possesso palla che però non ha ancora trasformato in un vantaggio reale. La mette sulla fascia. Un errore qui, brutta palla, sarà rimessa. Caprari. Barella, di forza. Mkhitaryan! E la difesa può tirare un sospiro di sollievo. Scorretto, sanzionato dall'arbitro. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. E sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Qui marcatura asfissiante. L'appoggia sulla fascia. Prova ad andare. Spazza lì. È in posizione per il cross. Gagliardini. Alla peggio nello scontro di forza. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro.
l'Inter. Cerca spazio per affondare. Çalhanoğlu fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Niente di fatto, azione interrotta. Pessina. Il Monza mantiene il possesso palla ma non riesce a creare un pericolo reale. Se ne va. Grande intervento, vale come un gol. Cercano un'azione veloce. Di Marco prova a salire sulla fascia sinistra. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Scodella in avanti. Ultimi 5 minuti prima della pausa. Mkhitaryan con l'intercetto. Lungo passaggio in avanti. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. D'Ambrosio. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Che opinione ti sei... Partiti, è iniziato il secondo tempo. L'Inter ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. C'è fallo. Bastoni. Di Marco prova a scavalcare avversari con una palla lunga e c'è una palla filtrata. C'è il tiro! Il portiere si oppone. Apertura di gioco sul fronte opposto. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Occhio al traversone. C'è la palla lunga in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Opta per il lancio lungo. Palla allontanata senza troppi complimenti. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. Si riparte con un fallo laterale. La cross in mezzo. Libera al momento giusto. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Si fa trovare il posto giusto e allontana. Recuperano il possesso del pallone.
La gioca sull'altra fascia. Da lì può segnare. Riceve in ottima posizione. Sulla fascia, è libero. C'è il cross. La difesa fa il suo, allontana la palla. Gagliardini. Partita ancora completamente aperta. Pessina. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Barella. Ora Mkhitaryan a sinistra con il passaggio. Lautaro Martinez. Pessina. Petagna. Mkhitaryan riconquista la palla. Decide di sfruttare la fascia. Toglie la palla dalla zona rossa. Vede la porta. Vediamo se occhio la conclusione. Spazza il più lontano possibile. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro quarto uomo. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Çalhanoğlu la gioca a sinistra. C'è il tocco largo sulla fascia. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. D'Ambrosio, pallone lungo in verticale. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. La mette sulla sinistra. Cross di Caprari. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Bruttissimo fallo in aria. Calcio di rigore. Ora c'è il rischio di rovinare la loro partita. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Giusto il risultato di parità, ma insomma, che partita è stata oggi secondo te, Luca?